gli intrecci che possono valere una stagione o almeno una buona fetta di questo campionato. Atletico Vieste, Fidelis Andria e Gallipoli Libertas Molfetta, insieme, contemporaneamente, prima contro quinta e seconda contro sesta. Successivamente resteranno ancora 180 minuti da giocare, è vero, ma la 32esima giornata di eccellenza, la terz'ultima della stagione regolare, è destinata a lasciare una traccia importante nei quartieri alti della classifica, sia in chiave promozione diretta che nella composizione della griglia playoff. La Fidelis, a caccia dei tre punti sul Gargano, non può contare solo ed esclusivamente sulle proprie forze per salire in Serie D attraverso la porta principale. Deve vincere sempre e sperare in un passo falso, anche mezzo della capolista Gallipoli. I biancazzurri di Nicola Ragno, staccati di una sola lunghezza dalla vetta, devono preoccuparsi però solo di fare il proprio dovere. Domani pomeriggio sul sintetico di Vieste, giovedì prossimo al degli Ulivi contro il Galatina, domenica 27 aprile a Trani. Per il momento però, nella testa dei tesserati dell'Andria esiste solo il Vieste. Non sottovaluteremo il Vieste, perché anche lo Stuni era fuori dal giro e alla fine abbiamo perso una gara importante. Noi faremo la nostra gara, cercheremo di entrare con un approccio diverso rispetto ad Ostuni, come abbiamo fatto oggi il secondo tempo e come abbiamo fatto gran parte delle nostre partite. Quando giochiamo a calcio non ce n'è praticamente per nessuno, rispettando tutti gli avversari, però ho gente di qualità davanti che ti possono risolvere la partita da un momento all'altro. È chiaro che noi faremo il nostro e non dipende solo da noi, dipende anche dalle altre squadre. Il Molfetta con una vittoria a Gallipoli rientrerebbe anche nei playoff, che è l'ultima chance che si gioca, e quindi sono due partite importanti, sperando che il Molfetta ci fa un favore e noi facciamo il nostro dovere vincendo col Vieste. C'è la Libertas Molfetta, dicevamo, la squadra più in forma del momento sul cammino della prima della classe. I biancorossi di Ignazio De Nichilo sono artefici del proprio destino nel cammino che porta alla conquista di un piazzamento playoff, ma devono vincere sempre per non dover dipendere dai risultati delle altre, anche a Gallipoli. Più agevole si presenta il compito del Mola di scena sul campo del Francavilla Calcio, idem quello del Casarano a Castellaneta. Il Trani può archiviare in maniera positiva e soprattutto definitiva il capitolo salvezza diretta nel match interno con il Copertino. La Sud-Est invece se la vedrà in casa con la Virtus Francavilla. In programma anche Manduria, Ascoli, Satriano, Galatina, Ostuni e Quartieri Uniti, Bari, Stella Ionica, Massafra. Fischio d'inizio su tutti i campi previsto alle ore 16.